E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Monte Carlo, fucile automatico esotico riportato da Destiny 1 appunto a Destiny 2 e droppabile randomicamente come un qualsiasi drop esotico. Iniziamo quindi col vedere il perk esotico di quest'arma. Questo ci permette di ridurre il recupero del corpo a corpo quando infliggiamo danni con il Monte Carlo, perk che molto semplicemente ci recupera il corpo a corpo quasi ogni volta che facciamo una kill. Inoltre il suo secondo perk ci permette di aumentare i danni dopo ogni kill che effettuiamo appunto con quest'arma o con un corpo a corpo, quindi perk molto simile a Fanfarone. Detto questo, partirei subito col parlare dell'utilizzo migliore che possiamo fare di quest'arma, che sicuramente è quello del PvP, dove l'arma fa un danno di 23 in testa e di 14 al corpo. Generalmente in crogiolo quest'arma si piazza come un buono automatico con un perk anche abbastanza utile. L'unico problema è il meta attuale, ovvero il meta di ricognizione o comunque di armi che giocano dalle distanze molto molto lunghe. Essendo il Monte Carlo un automatico ad alta cadenza e quindi a bassa gettata, fa veramente fatica nella maggior parte dei gunfight che, come già detto, si svolgono dalle lunghe distanze. Di conseguenza definirei quest'arma come divertente in crogiolo, ma magari la metterei da parte per quando tornerà un meta degli automatici dalle medio corte distanze. Per quanto riguarda il PvE, l'arma, soprattutto grazie al suo secondo perk, è abbastanza utile per la pulizia, ma considerando altre armi esotiche che si usano nel PvE, è diciamo uno slot esotico buttato. Ci basti pensare che alla fine l'utilità del Monte Carlo, a parte il fatto che appunto recupera il corpo a corpo, potrebbe essere paragonata a uno spezzacollo o a una scelta, quindi semplicemente dell'aumento della velocità della pulizia. Mentre possiamo utilizzare altre esotiche come per esempio un Izanagi o un Pandemia per fare danno e allo stesso tempo magari pulire. Parlando un po' in generale dell'arma, questa ha una cadenza di 600 colpi al minuto, un caricatore di 43 colpi, un impatto di conseguenza basso e una gettata medio-bassa, un rinculo anch'esso medio-basso e una velocità di ricarica abbastanza veloce. Quindi ragazzi, questa era la nostra recensione riguardo il Monte Carlo. Se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che sia bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.